Ciao ragazzi, aspetta un attimo, scusate se sembra un po' strano che la sterilizzata la telecamera, quindi lei magari c'è un po' di sfumatura, non lo so, sono senza occhiali, oggi ho gli occhi anche un po' strani. Bene ragazzi, benvenuti al mio video. In questo video io sono venuta a parlare, a raccontare a voi cosa sto facendo. Per aiutare a usare la mia immunità, principalmente in questi tempi adesso di coronavirus, di tutto. Quindi io questo inverno, sempre tutti gli inverni, queste cose, sempre che venivo, sempre prendevo un raffreddore o l'influenza. Io ero quella che sempre, anche in Brasile, dell'influenza, di stare una settimana a letto. In questo inverno non l'ho presa. Nessuna. L'unica volta che un giorno ho sentito la mia gola che sai, graffiava un po', ma l'altro giorno già mi è passato. Quindi influenza, influenza, influenza non ho preso. Quindi io penso che sia per tutte queste precauzioni che io ho fatto, che mi ha usato una immunità e mi ha fatto, non so, il sistema immunitario un po' più forte. Prima di tutto, io vado a far fa vedere a voi le cose che io ho preso per tutto l'anno, che l'ho messo qua, e quindi mi alzo e l'ho messo qua. Una di queste, che ho già fatto un video parlando, che è questa vitamina qua. Io penso, non mi ricordo, ma penso che sono 30 bustine, che sono delle bustine così, che io la vado pure a staccare perché le vado a prendere una adesso. E sono bustine così, mescola con l'acqua, e è un po' stitico, un po', sai. E questo è a base di magnesio e vitamina D. Ho già fatto un video parlando di questo, quindi magari se qualcuno vuoi cercate nel canale che c'è. E poi, cosa che ho sempre preso tutto l'anno è stata la vitamina D. E questa qua è ancora del Brasile perché io prendo questa quantità di vitamina D perché io ce l'ho una deficiente di vitamina D, quindi è una quantità alta. E adesso io in realtà avevo perso, pensavo che non c'ero più, e questa settimana l'ho ripreso per riprendere per un mese. Però sono solo 4 qua perché la mia di manutenzione, praticamente io quando ho dovuto prendere ho preso questa qua per 2 mesi tutti i giorni e poi ho dovuto fare una manutenzione di una volta alla settimana, e una di queste, però ho passato un mese da prendere, pure mi è venuto un sacco di brufoli nella schiena, anche trattando non andavano via, perché mi fa venire brufoli quando mi manca la vitamina D. E se ne sole, anche che qua c'è la vitamina D, io penso che solo per questo non ho peggiorato ancora, perché se no il mio viso sembrava, non lo so, come si dice, un carocce, sai, pieno di pulci. Così, bene, poi cose nuove, visto nuove tra virgolette, io in Brasile li prendevo sempre, tanto la vitamina C quanto una cosa che non, due cose che non sto prendendo ancora perché non ho ancora comprato, che è come si chiama? Il collageno e l'altro è omega 3, sono altre due cose che devo prendere sempre. Questa qua, la vitamina C, sono due in realtà, però sto prendendo una. Ho comprato prima questa qua, che ho preso in una farmacia, e ho preso pure sbagliato per 2 giorni, perché in realtà tu devi prendere metà, cioè qua della pastiglia, metà soltanto della pastiglia, perché è ricomandato per 1000, no? Quello che dobbiamo prendere è la quantità di 1000, quindi che è modo di uso, mezza tavoletta al giorno con acqua durante il pasto. Però anche prendendo sbagliato questa qua per 2 giorni, prendendo 2000, non mi ha fatto l'effetto che mi ha fatto questa qua, che è soltanto 1001, però questo non lo so, ragazzi, è un colorante o sia una cosa che sembra che fa la pipì radioattiva, la pipì esce di questo colore fluorescente, e questo mi dà un po' di fastidio, che okay? Io penso che c'è dei coloranti qua, non lo so, però lo sto prendendo, l'ho preso, quindi ho forzato, abbiamo comprato questa, anche tenendo anche questa, perché ho forzato mio marito a prendere, perché lui
Dice sempre che è forte, che è forte, che è forte, ma sta prendendo tutti i raffreddori che si trova in mezzo. E io non ho preso, che è un miracolo. Lui ha preso uno che è stato una settimana a letto. Ho preso cura di lui, ho baciato tutto e non ho preso niente, che per me mi è sembrata una cosa strana che non ho preso. Poi io sto prendendo questo qua, ma da poco, anche da 2 settimane, 1 settimana, che praticamente è un complemento alimentare che devo prendere 2 giorni. Ma beh, ma già, mi sa che un giorno ho mancato, ho preso soltanto uno. Io oggi sarà uno di questi giorni, perché non ho preso 2 giorni, perché questo qua penso io che devi prendere dopo mangiato. E vado a dire in realtà che ho mangiato soltanto una volta oggi, di pure schifesi in realtà, perché ieri ho mangiato male, mi sentivo male, quindi ho mangiato soltanto una volta. Però se mi offri domani mattina lo riprendo, per bene, che è questo qua, sono le pastiglie per integratore alimentare per i capelli, per rafforzare capelli unghie. Non lo so se funziona, ragazzi, quindi, perché sto prendendo da pochissimo. Però questo c'è la vitamina B, B5, B6, B8, C, E, che c'è ancora la C qua, quindi. Però la quantità di vitamina C qua neanche la trovo. È solo 25 mg e entra dentro della quantità che io posso prendere per la mia età, che è fino a 1200, una cosa del genere, che perché ho più di 30 anni, quindi posso prendere, non mi fa problema prendere questa qua. E c'è anche il zinco, che è una delle cose che aiuta tanto la vitamina D quanto la vitamina C, almeno di quello che ho letto, quanto il zinco, e anche se sia poco, 10 grammi, 10 mg, però già è qualcosa, sono buone per aumentare l'immunità. Poi un'altra cosa che sto prendendo, però sto prendendo solo uno al giorno, che in realtà per la mia età, anche per la cosa, sarebbe, scusate, io dovrei prendere due di queste stick, però questo mese ho voluto prendere soltanto uno. Perché non voglio buttare troppe cose, voglio abituare prima il mio corpo con le vitamine, perché da tanto tempo che non prendevo tante vitamine. Sta per finire, devo pure andare a ricomprare. Ce l'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni, ma le sto prendendo sì tutti i giorni. Quindi 30 stick sarebbe, se io prendo 2 al giorno, che sono qua 500 mg, una cosa del genere. Sono 500 e 2000, sono 1000, questo qua che vado a prendere 2 al giorno. 30 stick, questo qua dovevo comprare due di queste scatole al mese. Io sto prendendo soltanto uno, quindi per me non so. Io penso che già nell'alimentazione, che io questi giorni sto mangiando tante cose, che c'è il calcio, quindi penso che già sto togliendo un po' del calcio che dovevo averne. E li lascio qua anche perché è una bustina che devo prendere adesso. E vi faccio vedere a voi qual è questo qua, calcio base. Siete donne, sapete che noi abbiamo bisogno dopo, no? Io già, che già mi manca la vitamina D, quindi già ho l'assorzione del calcio poca e già la sto prendendo. E per ultimo, una cosina che gli ho comprato, sempre se sento qualcosa nella gola lo prendo. Non mi piace tanto perché, raga, questo qua è una cosa. Vi ho comprato in cinese, è costato 2,80, c'è ancora riposo. E è una bustina di zenzero, è una bustina. Io non riesco a prendere tutto questo qua, un tè intero con questo. Io di solito divido in 2 o 3 volte perché appiccica tanto. Però nel giorno che mi sono sentita male, che io mi sento male, prendo questo qua, raga, va via, vi faccio vedere bene la bustina. Sono 10 bustine qua, c'è un sacco ancora. E è già adocicato con il miele, non c'è bisogno quindi aggiungere il miele, quindi raga.
E è uma coisa que te faz passar e vender em Brasil e vendendo delle pastilhas fatta a casa de vender em Brasília per il raffreddore, quindi questa c'era una cosa che io già lo sapevo e tutto. E l'altra cosa che sto prendendo è l'acido folico per altri motivi. Non sono incinta, stavo per dirsi. Però adesso non vado più a prendere. Dopo che finisce questo qua, vado a prendere il metilfolato perché io non lo so, come ho tutti questi problemi, alcune persone non riescono a digerire l'acido folico. E quindi non serve a niente prenderlo. Come io non lo so, io non vado a fare un esame di DNA per sapere se io posso o non posso digerire questo qua. Io lo vado a comprare dalla prossima settimana. In poi il metilfolato, che già è l'acido folico, già tra virgolette non digerito, già quello che noi vogliamo non è l'acido folico, è il metilfolato che lui si trasforma, che non c'è quell'enzima, non riesce a prenderlo. Nel senso, lo sprega. L'acido folico è buono per tutto, non è solo per donne incinte, ragazzi, perché lui aiuta nelle selle, tutto, quindi è buono per unghie, è buono per capelli, riduce i capelli bianchi, sai, è un sacco di cose. Quindi non so, tante donne vedono che nella gravidanza i capelli sono migliori, è per colpa di questo. Quindi, quello, ragazzi, se tu non ce l'hai avuto i capelli migliori per l'acido folico, sicuramente tu hai un problema di digestione di acido folico. E come tra un anno c'ho la pretesa di fare la mamma, quindi questo qua già mi aiuterà tanto. Quindi ragazzi, sto prendendo queste cose, sembra tanto, ma in realtà quando li metto insieme li guardo, non sono tante cose, non sono tante cose perché non mi intasa, perché non so, conosco gente che prende tanto di più di medicine. E questo qua sono vitamine, poi vitamine quando tu li prendi una quantità, una certa quantità che oltrepassa il tuo corpo la butta via per il pipì. Però dobbiamo stare sempre attenti per non intasare troppo il fegato, anche i rin, specialmente con la vitamina C. Quindi cosa faccio? Io dopo che finisco una cosina di questa, passo una settimana senza prendere, a volte anche due, per sciacquare un po', lasciare un po' i miei reni, il mio corpo un po' respirare senza, a volte anche un mese, però penso che un mese dipende. D'inverno io prendo tutto l'inverno sempre, e in primavera magari così li lascio una settimana. D'estate sempre dipende, perché l'estate qua in Italia sono sempre fiacca fiacca, quindi non è un milione di cose, non è un milione di cose. Magari dopo che prenderò anche le altre due saranno due pastigliette in più, però per adesso no, non è. Io vado a girare così come una pazza. Guarda, sono solo queste cosine qua. Io non dico che sono tante cose, perché non è un sticchio, non è una cosa, quindi non è tanta cosa, perché la vitamina D solo una volta a settimana per adesso. E era questo, ragazzi, sto facendo queste cose, c'era ancora cosa. Ah, mi sono ricordata anche di una cosa. Quando è, no? Io ancora sto prendendo questo qua, che è il propolis menta con l'alcol, perché è il mio marito che l'ha preso. E in un giorno, 2 o 3 giorni, io mi spruzzo un po'. Questo qua l'ho usato lui quasi tutto, perché lui porta in lavoro e tutto, ma quando finisce questo qua lo voglio lavare e comprare i propolis, vedere se riesco a mettere qua dentro, perché lui vuole uno che spruzzi. Non so se questo qua esce, ma adesso non farò perché c'è il cosino dentro, o mi compro una cosa che c'è le gocce o le cose del genere, perché lui, mio marito, io voglio il propolis davvero per, sai, mettere qualche goccina nella bocca, però non ce l'ho il coso. E penso che con questo qua spruzzando è meglio. O mi compro una cosina con contragoccia, mi comprerò, non lo so. Perché i propoli, sapete, che alza la immunità anche meravigliosamente, però non prendo sempre. Li ho usato anche nel giorno che ho avuto il problema nella gola. Però lui, nel senso, mi ha passato nel momento, poi dopo è tornato il dolore. E io ho preso questo qua, sono andata a dormire. Niente, niente, ragazzi, quindi se avete un problema,
vendere, ma forti, se non riusci, quel tè che noi compriamo di bustina non è forte abbastanza. Io penso a volte magari se potete comprare da veri vendor, fa un tè o mordere un pezzettino di tè e masticarlo, so che dà fastidio, però quello lì alla gola ti aiuta tantissimo e ti fa disinfiammare. Non so cos'è, cosa c'è, lo so che è così, guarda. Io con tutte queste catene che ho fatto per fare questo video a voi e adesso mi dimetto, adesso vado. E io spero che a voi sia piaciuto questo video, metti mi piace, scrivi il vostro commento, iscrivetevi al canale e magari se volete che io vado a guardare bene, parlare, sai, questo qua sicuramente dopo parlerò se funziona o no. In realtà di solito io parlo di più quando funziona, se io non torno nel canale vuol dire che non ha funzionato, però... Tutte queste altre cose, questa è una garanzia per me d'estate. Ragazzi, io mi sono sentita male e svenivo pure. Questo coso qua mi ha salvato questa bustina. E le altre cose sono cose normali, non è? Nel senso, io sentivo dolore nelle ossa, mi passa con questo, con la vitamina D. Quindi sono cose per aiutare. Che dopo una certa età, anche con tutti gli alimenti, io non è che mi alimento perfettamente sempre. Se tu c'hai l'alimentazione perfetta sempre, magari non ti mancherà. Però è difficile. E la gente pensa, ma prima la gente non prendeva tutte queste cose, tutto. Ragazzi, prima della medicina, prima delle cose, la gente moriva giovane. Se tu vai a guardare la tassa di mortalità delle persone, prima una donna di 40 anni era nonna. Vedi che la pelle con il tempo ha migliorato, sai? Non sembriamo tanto vecchie e tutto. Quindi... se tu vai a guardare prima e adesso, sono cambiamenti grossi, sai? Abbiamo cambiato per meglio, viviamo di più e tutto, capito? Quindi dobbiamo pensare in questo. Dai, mi dimetto perché devo fare le mie cosine. Un bacione e alla prossima. Oggi dovevo mettere un altro video, però non ho registrato perché ho pensato in registrare questo qua che penso che sia più utile in questo momento e l'altro lo registrerò domani insieme a un altro video che devo fare. Quindi un bacione e alla prossima.